Andiamo ad avviare con il cerchio magico, ci agganciamo con un punto catenella e lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3 e 6. Stringiamo un pochino l'anellino. E partiamo con il secondo giro e andremo a lavorare 2 punti su ciascuno dei punti che abbiamo avviato. Vado nel primo punto e chiudo con un punto bassissimo, una catenella, rientro e lavoro 2 punti bassi. E continuo lavorando 2 punti su ciascun punto disponibile. Alla fine del giro dovremo avere 12 punti bassi. Il giro lo chiudiamo con un punto bassissimo sul punto iniziale. E andiamo a partire con il terzo. Lavoriamo una catenella e un aumento nel punto appena chiuso. 1 e 2. Continuiamo con un punto singolo su quello successivo, un aumento in quello dopo. Un punto, un aumento. E continuiamo in questo modo per tutto il terzo giro, alla fine del quale dovremo avere 18 punti. Chiuderemo il giro sempre con un punto bassissimo sulla maglia iniziale e ripartiremo con una catenella. Chiudiamo il terzo giro con un punto bassissimo. Ripartiamo con una catenella e un aumento nel primo punto disponibile, quello sotto la catenella, quindi lavoro il mio aumento, 2 punti nei 2 punti successivi, 1 e 2, un aumento, 2 punti nei 2 punti successivi e continuiamo in questo modo per tutto il quarto giro, lavorando un aumento e 2 punti che li separano dall'altro aumento. Chiudiamo anche il quarto giro con un punto bassissimo e continueremo a lavorare per altri 4 giri fino all'ottavo giro, aumentando di un punto ogni giro tra un aumento e l'altro. Nel quinto andremo a lavorare un aumento e 3 punti, nel sesto un aumento e 4 punti, nel settimo un aumento e 5 punti, nell'ottavo un aumento e 6 punti. Alla fine dell'ottavo giro dovremmo avere 48 punti. Ho terminato di lavorare i miei 8 giri con i dovuti aumenti. Dal primo all'ottavo abbiamo chiuso il giro con un punto bassissimo e cominciato il successivo con una catenella. Adesso andremo invece ad iniziare il giro con la maglia bassa allungata. Allungo di pochino il filo, faccio una torsione verso il dietro, vado a pescare il filo, lo porto sul davanti e lavoro la mia maglia bassa e continuo lavorando un punto su ciascun punto disponibile del giro sottostante. Lavoreremo punto su punto fino al 14° giro. Vado a chiudere il nono giro, vi faccio rivedere come partire e poi ci rivediamo per
lavorare dal quindicesimo giro le nostre diminuzioni. Quindi vado nel punto iniziale e chiudo con un punto bassissimo il mio nono giro. Mi allungo di pochino, faccio una torsione verso il dietro, vado a pescare il filo e inizio il decimo con il mio punto basso allungato e continuo lavorando punto su punto. Vi ricordo che stiamo lavorando il decimo giro, in questo modo andremo a lavorare fino al quattordicesimo e ci rivediamo all'inizio del quindicesimo dove andremo ad iniziare le nostre diminuzioni. Con il quattordicesimo giro abbiamo terminato la prima parte della nostra lavorazione. Adesso andremo ad effettuare le nostre diminuzioni per stringere il lavoro. I giri li andiamo ad avviare sempre con la maglia bassa allungata ritorta. Quindi vado sul dietro, prendo il filo, lo porto sul davanti e lavoro il mio punto basso. E iniziamo il quindicesimo giro. Prendo un marcatore e lo vado a posizionare proprio sul punto che abbiamo lavorato. Continuo lavorando un punto su ciascuno dei 5 punti successivi. 1, 2, 3, 4 e 5. E andiamo ad effettuare la prima diminuzione. Entro nel punto successivo, estraggo e lascio sull'uncinetto. Entro in quello seguente, estraggo e lascio sull'uncinetto. Carico il filo e vado a chiudere tutte e tre le asoline e abbiamo effettuato la prima diminuzione. Tra una diminuzione e l'altra andiamo a lavorare 6 punti di separazione, quindi vado nel punto successivo, lavoro il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto. Effettuiamo la seconda diminuzione, entro nel punto successivo ed estraggo, vado in quello dopo ed estraggo, carico il filo e chiudo le asoline. E abbiamo effettuato la seconda diminuzione e continuo in questo modo per tutto il quindicesimo giro. Una volta che abbiamo terminato, andiamo a mettere della imbottitura e poi ripartiremo con la lavorazione sui 12 punti che abbiamo ottenuto.
riprendiamo la nostra lavorazione laddove l'abbiamo lasciata. Abbiamo terminato le nostre diminuzioni e ottenuto 12 punti dai quali ripartiremo. Io ho già lavorato i miei 6 giri e andiamo ad incominciare il settimo giro. Nel settimo giro andremo a lavorare a punto alto e lavoreremo punto su punto. Quindi allungo di poco la mia solina, vado a pescare il filo sul dietro, lo porto sul davanti e lavoro la mia maglia alta e continuo lavorando ogni punto su ciascuno dei punti disponibili nel giro sottostante. Il giro lo chiuderemo con la maglia bassissima sulla maglia iniziale. Chiudiamo il settimo giro con un punto bassissimo e nell'ottavo andremo di nuovo a lavorare i nostri aumenti. Allungo la mia solina, lavoro la prima maglia. Carico il filo, rientro alla base della maglia che abbiamo appena lavorato e vado ad effettuare il primo aumento. 7 punti sui 7 punti successivi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7. Un aumento nel punto seguente. Quindi andremo a lavorare due punti tutti e due nel punto successivo e continuiamo in questo modo per tutto il giro. Tra un aumento e l'altro andremo a lavorare 7 punti di separazione. Alla fine dell'undicesimo giro abbiamo 27 punti sui quali continuare la lavorazione. Nel dodicesimo giro andremo a lavorare in costa retro e prenderemo solo la catenella che abbiamo sul dietro del nostro lavoro. Lavoro il primo punto iniziale. Carico il filo, vado nella catenella dietro al punto, entro e lavoro altri due punti alti. Carico il filo, salto un punto, vado nel successivo, entro nella catenella dietro e lavoro 3 punti alti. Carico il filo, salto un punto, vado in quello successivo, entro solo nella catenella dietro e lavoro 3 punti alti. E continuo in questo modo per tutto il dodicesimo giro. Al termine del giro, se abbiamo un punto in eccesso, non ha importanza, lo lasciamo stare. Facciamo conto che sia 1 e andiamo a chiudere direttamente nella maglia iniziale. Con dei punti bassissimi raggiungiamo la maglia centrale del primo ventaglietto, sempre lavorando in costa retro. Ci allunghiamo e andiamo a lavorare il nostro punto di apertura. Carico
Carico il filo, rientro nella catenella e lavoro altri 2 punti alti. E continuiamo la nostra lavorazione sempre in costa retro. Nel 17° giro continuiamo la nostra lavorazione in costa sempre nella maglia centrale del ventaglietto sottostante, ma andiamo ad aumentare di 2 punti il ventaglietto di questo giro. Vado con un punto bassissimo al centro del ventaglietto, lavoro il mio primo punto, carico il filo, rientro alla base del punto stesso e vado a lavorare altri 4 punti alti. 2, 3 e 4. Carico il filo, vado al centro della maglia del ventaglietto successivo e lavoro 5 punti alti. 1, 2, 3. 4 e 5 e continuo in questo modo per tutto il 17° giro. Ho terminato il 20° giro, nel 21° ho lavorato un giro di punti bassi lavorando un punto su ciascun punto disponibile, nel 22° un punto alto su ciascun punto disponibile del giro sottostante e nel 23° prima di andare a fare la rifinitura sto lavorando 2 punti alti in ciascun punto disponibile del giro sottostante. Alla fine del 23° giro questo è il risultato. Bentrovati, riprendiamo la nostra lavorazione esattamente da dove l'abbiamo lasciata. Come potete vedere, io ho fatto un giro di rifinitura con dell'Urex, lavorando semplicemente 2 maglie basse, un pippiolino e 2 maglie basse. Il tutto lavorando un punto su ciascun punto disponibile dell'ultimo giro che abbiamo fatto. Facciamo conto che io sia all'inizio del giro. Il giro di rifinitura inizia con 2 maglie basse, un pippiolino di 3 catenelle, 1, 2 e 3, chiuse su se stesse, e 2 maglie basse. E questo è tutto il giro di rifinitura per il fondo della nostra lavorazione. Pippiolino, due maglie basse. Il giro l'ho iniziato sempre con la maglia bassa ritorta per avere la chiusura invisibile. 2, pippiolino. Terminato il giro, staccheremo il filo e passeremo alle altre lavorazioni.
E questo è quanto abbiamo realizzato fino ad ora, la testa, il corpo e la rifinitura del fondo. Io appoggio sempre sul mio cono che funge da base e riprendiamo la nostra lavorazione. Io ho già lavorato una delle braccine, vado a staccare il filo e vi faccio vedere lavorazione. Andiamo ad avviare un cerchio magico al cui interno andiamo a lavorare 7 punti bassi. Ci agganciamo come solito con un punto bassissimo, la nostra maglia bassa di torta, che è la maglia iniziale, e andiamo a lavorare altri 6 punti bassi all'interno del cerchio magico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Stringiamo leggermente il filo e dal secondo in poi andremo a lavorare un punto basso su ciascun punto disponibile fino ad arrivare al decimo giro. Quindi vado sulla maglia bassa iniziale per chiudere il primo giro con un punto bassissimo. Continuo la mia lavorazione fino all'undicesimo giro lavorando un punto basso su ognuno dei 7 punti disponibili. La prima è sempre una maglia bassa ritorta, un punto sui seguenti 6 punti. Io continuo e poi ci rivediamo al undicesimo giro, dove andremo ad terminato il decimo giro. Nell'undicesimo andiamo ad effettuare un aumento. Avviamo sempre con la nostra maglia bassa ritorta. Entriamo alla base della maglia e andiamo a lavorare 2 punti bassi. E continuiamo lavorando un punto basso sugli altri punti restanti. Fatto il nostro aumento nell'undicesimo giro, incominciamo a mettere un pochino di imbottitura. Io uso del comune cotone idrofilo. Prendiamo dei pezzettini e li andiamo a mettere all'interno del tubicino e poi continueremo la nostra lavorazione fino al 21° giro, lavorando un punto su ciascun punto dell'undicesimo giro, senza fare più aumenti. Io un braccino l'ho già terminato, vedete? L'ho già appuntato e mettendo l'imbottitura dentro è facilmente modellabile. Cucito le due braccine e adesso passiamo alla parte finale e andiamo a lavorare il velo. Il velo lo iniziamo esattamente come abbiamo fatto per la testina. Andiamo ad avviare nel cerchio magico sette punti bassi.
ci agganciamo come al solito con un punto bassissimo, lavoro la prima maglia bassa sempre ritorta e all'interno del cerchio magico vado a lavorare altri 6 punti alti per un totale di 7. Quindi rientro nel cerchio, lavoro il primo, secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto, che con la maglia iniziale formano i 7 punti iniziali. Vado a stringere un pochino il mio cerchio magico e parto con la lavorazione. Nel secondo giro, questo è il giro di avvio, nel secondo giro andremo a lavorare 7 aumenti, o meglio, 2 punti in ognuno dei 7 sottostanti. Prima vado a chiudere il giro con un punto bassissimo, lavoro la prima maglia bassa ritorta, entro alla base laddove ho chiuso il giro e lavoro il primo aumento e continuo lavorando 2 punti in ciascuno dei punti rimanenti di questo giro. Vado a chiudere il secondo giro sempre nella maglia iniziale con un punto bassissimo. Iniziamo il terzo con la maglia bassa ritorta, che è il primo punto. Nel secondo vado a fare l'aumento. 1 e 2. Un punto sul punto successivo, un aumento in quello dopo, quindi 1 e 2, un punto singolo, un aumento e continuo per tutto questo terzo giro, che chiuderemo sempre con il punto bassissimo sulla maglia iniziale e i giri cominciano sempre con la maglia bassa ritorta. Nel quarto giro andremo a lavorare 2 punti e un aumento, quindi la maglia iniziale, un punto sul punto successivo, un aumento in quello dopo. 2 punti singoli, un aumento. E continuo in questo modo per tutto il quarto giro. Nel quinto giro andiamo a lavorare una maglia alta allungata, carico il filo. Rientriamo alla base della maglia che abbiamo allungata e lavoriamo un altro punto alto. Una catenella, carico il filo, salto un punto, una maglia alta nel punto successivo. Una catenella, carico il filo, salto un punto, un aumento in quello successivo. Quindi vado a lavorare 2 maglie alte. Una catenella, salto un punto in quello successivo. Una catenella, salto un punto, carico il filo, un aumento nel punto successivo. E continuo in questo modo lavorando per tutto il giro. Un punto singolo e un aumento, saltando un punto di base e 2 punti separati da una catenella. Come potete vedere, se abbiamo lavorato correttamente, il giro termina con il punto singolo. Do la catenella di spazio e vado a chiudere con un punto bassissimo sulla maglia iniziale. Andiamo ad avviare il sesto giro con una maglia allungata, sempre ritorta.
un punto sul punto successivo, uno nello spazio, uno sul punto, uno nello spazio e uno sui punti successivi e continuo lavorando un punto su ogni punto disponibile, spazi compresi. Alla fine del nono giro, nel decimo, andremo a lavorare 32 punti alti e poi continueremo in giri di andata e ritorno. Quindi lavoro la prima maglia del decimo giro e continuo lavorando altri 31 punti alti. 1, 2, 3, 5, 30, 31 e 32. Adesso continueremo la nostra lavorazione in giri di andata e ritorno. Volto il lavoro. E iniziamo l'undicesimo giro, lo iniziamo con un aumento sul primo punto e termineremo allo stesso modo, facendo un aumento sull'ultimo punto, mentre per i punti centrali lavoreremo punto su punto. Quindi lavoro la mia prima maglia allungata. Carico il filo, rientro alla base della stessa e lavoro l'aumento. Continuo lavorando punto su punto per le maglie centrali e andremo ad effettuare l'altro aumento sull'ultima maglia della riga. Sono arrivata alla fine della riga, vado a fare il mio aumento sull'ultimo punto, quindi vado a lavorare due punti alti sull'ultimo punto. Volto il lavoro e iniziamo il dodicesimo giro. Nel dodicesimo giro andremo a lavorare un punto su ciascun punto della riga sottostante, quindi punto su punto. Avvio sempre con la mia maglia alta allungata. E continuo lavorando un punto su ogni punto sottostante. Lavorate le due ripetizioni, continuiamo senza fare la nostra maglia allungata. Andiamo a lavorare tre punti nei tre punti successivi. Carico il filo, salto due punti, nel terzo vado a lavorare un ventaglio di 5 punti alti, 1, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo, salto 3 punti, in quello successivo vado a lavorare il secondo ventaglio, 2, 3, 4
e 5. Carico il filo, salto 3 punti, in quello successivo lavoro il ventaglio successivo e continuo in questo modo fino alla fine della riga. La maglia alta allungata, 3 punti sui 3 punti successivi, 1, 2 e 3. Carico il filo, un ventaglio nella maglia centrale delle 5 sottostanti, 1, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo, un ventaglio sulla terza maglia del ventaglio successivo, 1, 2, 3, 4 e 5 e continuo in questo modo per tutta e vado a terminare il giro così come l'ho iniziato, lavorando i 4 punti sugli ultimi 4 punti disponibili. E abbiamo terminato il 18° giro. Da adesso andremo a ripetere il 18° giro per tutta la lunghezza della nostra lavorazione. E questo è il risultato. Spero che il progetto vi sia piaciuto. Vi invito ad iscrivervi al canale e vi aspetto per i prossimi progetti da lavorare assieme.